Alla fine contavano i tre punti e basta. Il Campobasso centra in pieno il secondo successo consecutivo in casa con il minimo dei risultati. In un momento cruciale della stagione bisogna vincere anche così ed essere cinici per andare avanti e restare in vetta alla classifica. Alla Selvapiana l'ospite di turno è il Castelfidardo, reduce da 11 risultati utili consecutivi. Cudini mette in campo dal primo minuto di gioco Ladu al posto di Brenci, mentre lascia ancora una volta in panchina Cogliati, preferito Rossetti. Una vera e propria scelta tecnica dal momento che non ci saranno turni infrasettimanali. Una gara che alla fine non vedrà spettacolo in campo, ma tanta concretezza dei rossoblù. E passiamo alla cronaca del match. Bisogna attendere 17 minuti per vedere la prima azione del Campobasso. È Esposito che, per liberarsi di ben tre uomini marchigiani, smorza la conclusione che finisce tra le braccia del portiere. Alla 30esimo ghiotta chance per il Castelfidardo. Il Lupo perde palla a centrocampo, recupera Di Dio che vede sulla sinistra Mataloni, il quale di prima intenzione mette al bacio un cioccolatino per Capponi, che calcia troppo debole per far male a Raccichini. Al 36esimo si sblocca il risultato, Esposito calibra su palla ferma e per Dalmazzi è un gioco da ragazzi mettere di testa in rete. Ci voleva un episodio per sbloccare un match davvero difficile. E termina così anche il primo tempo. Con le immagini passiamo alla ripresa. Ospiti alla ricerca del pareggio, Campobasso che riesce a gestire bene il match. Dopo 23 minuti del secondo tempo il Castelfidardo rimane in 10 uomini, Capponi sul lancio sulla destra raccoglie il pallone e si lascia cadere in piena area di rigore, per l'arbitro è simulazione, secondo giallo e Marchigiani con un uomo in meno. Cudini effettua il primo cambio della partita, entra Cogliati al posto di Rossetti per la classica ormai staffetta. Al 38esimo ci prova ancora la squadra marchigiana ed è Pepe Pai ad avere una ghiottissima opportunità da pochi metri, ma mette di testa il pallone sopra la traversa. Rispondono i rossoblù 60 secondi più tardi, sempre dalla bandierina è Menna che prova ad imitare il compagno di reparti Dalmazzi, ma la sua incornata è larga. Al 43esimo ancora gli ospiti ci provano in avanti sull'out di sinistra e Braconi a lambire la traversa con un fiondente a giro dalla distanza. Non c'è più tempo, finisce così, il Campobasso vince 1-0 e rimane distanziate Notaresco e Castelnuovo, entrambe vittoriose. Si prepara ora la prima delle due trasferte consecutive a Montegiorgio per poi affrontare il Matese.